Paolo Bonolis ha recentemente parlato di Sonia Bruganelli. Cosa è successo fra loro? Il conduttore non avrebbe voluto separarsi. Dopo mesi di rumors e speculazioni, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis lo scorso anno hanno annunciato di essersi lasciati. In una lunga intervista di Vanity Fair, l'ex coppia ha dichiarato, sorridente, di essere arrivata a questa decisione con serenità e con grande rispetto l'uno nei confronti dell'altra. Inoltre, per il bene familiare e la gestione dei loro tre figli, Sonia e Paolo sono rimasti in ottimi rapporti, volendosi comunque molto bene. Nonostante la rottura, comunque, Sonia Bruganelli ha continuato a parlare del suo ex marito, spesso criticando amici che avevano provato a presentargli altre donne dopo la separazione e citando alcune persone che si sarebbero riavvicinate a Paolo Bonolis dopo aver saputo della fine della storia d'amore con l'imprenditrice. Oggi però è proprio Bonolis a parlare. Lui non avrebbe scelto di separarsi da Sonia, ma ha solamente accolto la decisione di lei, che invece ne è sempre stata fermamente convinta. Ma cosa ha detto il conduttore? Per fortuna, Bruganelli a parte, nella sua vita c'è una persona speciale. Paolo Bonolis parla della separazione da Sonia Bruganelli. Paolo Bonolis si è svelato al Corriere della Sera, parlando anche della separazione da Sonia Bruganelli, che lui avrebbe solamente subito. All'epoca della decisione, il conduttore era ancora innamorato, ma ha accettato che sua moglie vivesse la sua libertà, senza sentirsi imprigionata in una relazione che non la faceva più essere appagata. Ecco cosa ha detto Paolo Bonolis su Sonia Bruganelli. La decisione di separarci l'ho subita, condividendola. Come puoi pretendere che una persona faccia ciò che non vuole più, che provi ciò che non sente più, che sia quella che non è più? Non è stato facile, ma giusto. Nonostante all'inizio non sia stato facile, oggi il conduttore ha ritrovato una certa serenità. Chi è la sua persona speciale? Per fortuna, nella vita di Bonolis c'è una persona speciale che non lo ha mai tradito e che, si spera, non lo lascerà mai. Stiamo parlando di Luca Laurenti, suo amico, collega e fedele braccio destro. In passato i due si sono separati, poiché il noto conduttore scelse di passare in Rai, tornando poi a Mediaset in un secondo momento. Paolo si è definito una persona non litigiosa e per fortuna nonostante le loro differenze con Luca sono arrivati ad accettarsi per quello che sono, non abbiamo mai litigato. Ci siamo separati professionalmente per 3 anni, io sono andato in Rai, lui è rimasto con Costanzo. Non litigo mai con nessuno, su Luca Laurenti, l'ex marito di Sonia Bruganelli ha detto. Con Luca andiamo molto d'accordo, lui è speciale, molto intelligente, disincantato, sereno. Vive in una fase quantica diversa dalla nostra. Ci accettiamo così come siamo e la nostra diversità ci piace, nessuno dei due pretende di cambiare l'altro.